Buonasera, benvenuti ancora una volta a Una Parola al Giorno. La parola di oggi è ciarlatano, una parola piuttosto utilizzata che, come sapete, sta ad indicare le persone che in un certo modo cercano di vendere qualcosa che non è molto vendibile. Si usa questo appellativo, questo aggettivo, ad esempio per chi produce molto fumo e poco arrosto, come si suol dire, per chi cerca di vendere delle competenze che poi di fatto non ha. E da cosa deriva questa parola? Deriva dal verbo ciarlare, una parola questa invece molto in disuso, che non utilizziamo, parola che significa parlare molto, senza soste, senza interruzioni, raccontare tantissime storie, aneddoti ed avere un repertorio di aneddoti pressoché sterminato. Ma da dove deriva il verbo ciarlare? E qui la cosa si fa più interessante. Il verbo ciarlare deriva da un nome proprio, in particolare questo nome qua, che Charles in inglese, Charles in francese, che è il nostro Carlo, ovviamente, in italiano. Ma perché deriva il verbo charlare, che significa parlare molto, raccontare molte storie, da Carlo? Perché si riferisce al più grande di tutti i Carli, cioè a Carlo Magno. Come sapete, c'è un'infinita serie di storie che nei secoli si sono sviluppate intorno a Carlo Magno. Basta pensare alla Chanson de Roland e a tutto il ciclo delle storie carolingie, da cui poi derivano anche i grandi poemi cavallereschi, come l'Orlando Furioso, ma anche la Gerusalemme Liberata. Quindi è un filone veramente narrativo molto che si è sviluppato molto nel tempo, nei secoli, e che non ha mai smesso di suscitare fascino e interesse. Bene, il più, diciamo, di questo filone narrativo ovviamente era qualcosa che non veniva stampato, quindi qualcosa che era nelle piazze, nelle strade, e a chi era affidato il racconto di queste storie? Proprio ai cosiddetti ciarlatani, cioè coloro che avevano questa capacità di esporre le storie. Erano un po' una figura a metà tra il giullare e il poeta, quindi avevano una capacità di narrazione non indifferente, magari non avevano la tecnica del poeta. Fatto sta che intrattenevano il pubblico della strada, erano i ciarlatani. Adesso per parlarvi di questa parola, ve la voglio raccontare attraverso la pagina di un grande romanzo, che è La pelle di Zigrino di Honoré de Balzac, uno dei più grandi romanzieri del romanticismo francese, forse il più grande. Vi leggo un passo dove il protagonista parla di un incontro importante, il protagonista si chiama Raphael, incontra Rastignac. Rastignac è il classico giovane romantico dissipatore che vuole vivere la vita al massimo, e in un certo senso cambierà il modo in cui il protagonista Raphael vivrà la sua vita di lì in avanti. Nei primi di dicembre del 1829 incontrai Rastignac, il quale, malgrado lo stato miserevole dei miei vestiti, mi prese sotto braccio, interessandosi in maniera veramente fraterna alla mia situazione. Attratto dai suoi modi, gli raccontai brevemente la mia vita e le mie speranze.
Mettendosi a ridere, mi trattò allo stesso tempo come un genio e uno sciocco. Il suo tono da smargiasso, la sua esperienza del mondo, l'opulenza che gli derivava dalla sua abilità, agirono su di me in modo irresistibile. Mi parlò di ciarlatanesimo. Con quell'amabile verve che lo rende così seducente, mi dimostrò come tutti gli uomini di genio siano dei ciarlatani. Affermò che ero un dissennato e che per me sarebbe stata causa di morte se fossi rimasto solo in Rue des Cordiers. Secondo lui dovevo mettermi a frequentare il bel mondo, abituare la gente a pronunciare il mio nome e spogliarmi dell'umile signor così disdicevole per un grand'uomo finché in vita. Gli imbecilli, esclamò, tutto questo lo chiamano intrigare, i moralisti lo condannano col nome di vita dissipata. Ma non badiamo alle persone, andiamo a vedere i risultati. Ti affatichi a lavorare tu? Bene, non ne ricaverai niente. Io invece, bravo in tutto e buono a nulla, sono pigro come un gambero? Bene, otterrò tutto ciò che voglio. Spingo, mi faccio avanti, gli altri mi fanno posto, mi vado vantando, mi si crede. Faccio debiti in giro, vengono pagati. La dissipazione, caro mio, è un sistema politico. Bene, spero di avervi incuriosito. Questo, La pelle di Zigrino, di Honoré de Balzac, è un grande romanzo della letteratura dell'Ottocento, ma esce, diciamo, un po' fuori dagli schemi si lascia anche godere molto piacevolmente, molto scorrevole. Personalmente a me piace molto. Ecco, vi saluto, vi auguro buona serata, buona giornata e buona lettura. Ciao a tutti.